Benvenuti in questa seconda parte, delle conversazioni che parlano della storia della Sai Ambrosini. Insieme al dottor Maurizio Giannotti, che ha vissuto, gran parte della storia di Sai Ambrosini, ma anche quella attuale e quella futura, nella prima parte abbiamo visto gli inizi importanti di Sai Ambrosini e come Sai Ambrosini abbia rappresentato la storia, veramente gran parte della storia dell'aeronautica, anche una fetta importante nel centro Italia, anche dal punto di vista di tutti gli aspetti industriali. E vediamola adesso la seconda parte del filmato dedicato all'SS dal modello 3 fino al modello 4, filmato prodotto dall'aeronautica militare disponibile in rete. Buona visione. Dopo quel primo volo ve ne furono molti altri per valutare tutte le caratteristiche dell'SS2. In fase di decollo, il ruotino anteriore rimane in contatto con il suolo fino a quando la velocità consente di dirigere l'aereo con l'uso dei timoni e appena l'impennaggio anteriore si solleva, tutto il velivolo si solleva con esso anziché innalzarsi gradualmente. In volo, dalla virata molto stretta si intuisce l'ottima governabilità direzionale e si nota anche come le carenature delle ruote siano divenute in pratica impennaggi che contribuiscono ad accrescere la stabilità del velivolo. Le perfette evoluzioni confermano l'efficacia aerodinamica del progetto. In verticale sugli osservatori risulta chiaro il particolare costruttivo del piano anteriore, diviso in due sezioni con una fessura tra la parte mobile, più piccola in posizione posteriore comandata dal pilota con funzioni di elevatore, e la parte fissa, più grande, caratterizzata da un suo proprio profilo con funzioni di stabilizzatore. In atterraggio, appena le ruote posteriori toccano il terreno, anche il ruotino anteriore contatta il suolo per via della posizione del baricentro della macchina. Il pilota non fa uso dell'aerofreno, gli impennaggi rimangono diritti, la velocità infatti è estremamente ridotta e l'aereo è subito in grado di virare, fermandosi in uno spazio di qualche decina di metri. Visti i risultati delle prove di volo, dell'SS2 furono realizzati altri due esemplari, dei quali uno, l'SS3 biposto, venne battezzato proprio Anitra. Un SS4, l'esemplare più vicino al caccia metallico che Stefanutti si proponeva di ottenere, finì distrutto durante le prove di volo, causando la morte del pilota collaudatore. La tragedia arrestò per sempre il corso del progetto. Bentornati, abbiamo visto la seconda parte del documentario e Maurizio, volevo subito chiederti una cosa. Ho visto come il documentario ci ha mostrato che partendo da una concezione di un aereo semplice, vorrei dire, legno e tela, è passato poi ad un modello in metallo, quindi un salto tecnologico che era legato non soltanto agli aspetti aerodinamici, di ingegneria, ma c'era anche una forte componente di studio nell'ambito di quella che è la scienza dei materiali, che poi vedremo Grazie.
caratterizzato la seconda parte di Sai Ambrosini. La tecnologia dei materiali, pensa una cosa che forse prima è sfuggita nella fase 1, anche il famoso caccia S7 in legno, quindi come veniva lavorato il legno per la realizzazione di quel caccia, insomma, quella dello studio dei materiali, della ricerca è sempre stata uno degli aspetti più importanti e vincenti dell'attività della Società Aeronautica Italiana dell'ingegnere Ambrosini. In questa Ecco. pubblicazione vedo che ci sono tanti topic importanti, no? Come un aereo viaggia in un fluido che si chiama aria, un sottomarino viaggia in un fluido che si chiama acqua, una barca viaggia utilizzando tutti e due i fluidi e vediamo che gli aeroplani, le nuove tecnologie, le strutture aeronautiche. Ecco, facci la sintesi di tutte queste capacità di Sai Ambrosini. Ah, Sai Ambrosini, proprio dalla sua esperienza a un certo punto negli anni 60, fine anni 60-70, ed è stato, io come accennato, ho avuto modo dal 1982, tra l'altro era l'anno in cui morì l'ingegnere Ambrosini, ebbi modo di entrare, come ho detto, alla Sai Ambrosini come consulente, per la messa a punto di un raggruppamento di imprese esterne che dovevano essere di supporto, un indotto doveva essere di supporto alle lavorazioni della SAI. Ecco, lì mi sono accorto veramente di quanto fosse avanti la SAI Ambrosini. Lavorava, aveva appunto altamente specializzata in produzioni di alta precisione. Aveva, e questo lo riportano qui, è il Defiant di quegli anni lì, ecco, sono alcune pagine quelle che vedi. E sistemi integrati di supporto logistico. Ecco, questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, su cui poi direttamente mi sono occupato direttamente, sia nella parte, chiamiamola terrestre, che nella parte nautica, divisione nautica. Ma cosa interessante, invece, c'era anche la parte, mi ricordo, c'era una collaborazione industriale della SAI con la Mirac, la società di Trieste che faceva il primo drone, il Mirac 100. Ecco, noi realizzammo la console di comando e controllo del Mirac, mi ricordo questo. E quindi Certamente già. l'industria, sì, scusami, Dimmi, dimmi. certamente l'industria tende alla diversificazione, ma nella storia di Sai Ambrosini, quando è che a un certo punto il management, la dirigenza ha deciso di passare da una produzione puramente aeronautica di velivoli a tutti questi altri settori? No, ti ho Diciamo fatto vedere anche che torrette per il controllo del traffico aereo, quindi logistica, sì. imbarcazioni Dunque, e supporto alla difesa. diciamo che tutto nacque probabilmente. Innanzitutto, l'ultimo aereo fu il Sagittario, se non vado errato, che era un aereo reazione, quindi siamo nel periodo post bellico. Lo presentò la Sai Ambrosini nella gara che c'era per il nuovo velivolo per la NATO, di recente costituzione. Cosa succede? Non c'è stato un seguito. La SAI si è a questo punto ritirata in Bonori, anche perché aveva avviato una serie di collaborazioni con industrie tipo, con complessi tipo la Selenia di allora. Che Quindi, di fatto, se non sbaglio, qui vediamo una fornitura di Sai bravo, qui questa. Ambrosini nell'ambito dei sistemi per la difesa. Se non sbaglio, è il Sì, sistema Aspide. questo Dimmi qui tutto. è il Skyguard Aspide, dunque Ah, lo questo qui è il sistema di difesa di punto spada. spago. Quello che vedi sotto è il sistema per la mobilità, è tutto realizzato, è un sistema di mobilità con le quattro ruote, venivano chiamate coppie di ruote. Queste erano praticamente, era un brevetto della Sai Ambrosini. C'è stato quindi un periodo di A tuttora sovrapposizione nelle appunto. varie produzioni. Quindi Sai Ambrosini che diventa da industria madre che fa dei prodotti finiti, diciamo, ad un fornitore che entra all'interno della supply chain delle grandi industrie che oggi stanno sotto il cappello di Leonardo, so, ex Leonardo, Finmeccanica. diciamo che la SAI comunque sì, è un fornitore, ma un fornitore altamente qualificato perché forniva, cioè trasferiva tutta la sua esperienza.
I contenitori dei missili, dei lanciatori, pensa che sono materiale particolarissimo. Mi ricordo, erano gli unici a saperli fare così bene. Poi le stesse coppie di ruote servivano per il trasferimento degli shelter di comando, controllo, stazioni, ground station e compagnia bella. Tutte realizzazioni, a quell'epoca c'erano studi ergonomici d'avanguardia per quanto riguarda poi la climatizzazione di questi shelter. Non era un'aria condizionata, erano veri e propri sistemi di climatizzazione. C'era una ricerca continua anche in questo. E poi penso siano le stesse soluzioni tecnologiche che sono state alla base dei moderni shelter, dei moderni sistemi di difesa attuali. Ma diciamo più avanti, scusa, abbiamo, ecco, qui si vede per esempio delle lavorazioni, queste sono state fatte anche con quel raggruppamento che mi era interessato e ho costituito, proprio delle coppie di ruote. Pensa che queste coppie di ruote, ora chiaramente sono ben diverse, compagnia bella, ma questo sistema per la mobilità sono venuti dall'Inghilterra, mi ricordo, sono venuti dopo che la SAI era chiusa, eccetera, perché erano rimasti sbalorditi per come funzionavano. Qui E stiamo mi parlando ricordo, di anni 70, 80, se vogliessimo dare una siamo collocazione praticamente temporale. dal 1993, Ah, quindi anche più avanti. recente. Venne uno specialista della Marshall Aerospace, proprio perché gli avevo mandato, perché si poteva, per vedere se era possibile riprendere questa lavorazione. Loro erano molto interessati. Poi, niente, le cose seguirono una strada diversa perché anche al loro interno avevano un prodotto più che altro di origine della JEC, mi pare, JEC Marconi, Come, adesso non volevo ricordo. chiederti una cosa, com'è stato dal punto di vista delle maestranze il passaggio da una produzione aeronautica, sempre nel settore della difesa o comunque difesa barra civile, ad una, diciamo, ricollocazione nel prodotto completamente differente rispetto all'aereo, dallo shelter, poi Ma dal sistema di difesa? io credo, guarda, erano veramente tutte persone, voglio dire, sono tutte persone eccezionali. Molti di loro, mi ricordo, capaci, per esempio, chi faceva le lavorazioni, poi dopo lo vediamo anche più avanti, le lavorazioni aeronautiche vere e proprie, quindi te immaginati che cos'era realizzare un'ala di un aereo. Quindi la complessità, ecco, noi l'abbiamo ritrovato nel settore della nautica lì. Che stiamo Questo vedendo appunto il trasferito. passaggio poi immediatamente successivo e parallelo a tutti quei prodotti per la difesa. Se non ricordo Sì, male, ma mi anche per i. sono laureato nel 2000 e mi ricordo che c'era ancora una piccola realtà che produceva ultraleggeri proprio diciamo nella parte di Passignano sul Trasimeno, che poi subito dopo ha chiuso. Se non sbaglio, anche quella era stata sostanzialmente di derivazione, sai, Ambrosini. Sì, ci furono delle, mi pare una si chiamava General Avia, Generalavi, esattamente, sì, sì, la adesso mi General ricordo. Avia, ma era un'azienda che era andata, cosa aveva preso? Dal fallimento, poi ti racconterò una cosa che mi è rimasta un pochettino, perché questo veramente mi ha fatto soffrire in un certo senso. Comunque la General Avia, quando ci fu il fallimento, rilevò una parte, quello che gli interessava, che era un velivolo che veniva realizzato, il pinguino, il famoso pinguino che veniva realizzato dalla SAI, e cominciò a produrlo la General Avia, però purtroppo anche la General Avia non fece una bella fine. E aveva Sì. preso in affitto dal tribunale i capannoni della SAI, Sì, guarda, però. per curiosità, così mi fa un po' tornare indietro nel tempo. Appena laureato nel 2000, io mi ricordo gli mandai il curriculum e seppi che proprio in quel periodo stava chiudendo e ritrovai un collega in Alitalia che veniva proprio da General Avia che aveva appena chiuso. Appena chiuso, mi immagino. Fu una cosa, fu un peccato perché poi, tra l'altro, l'aereo che loro facevano ce ne rimasero una decina, se non vado errato. Io andai a vedere anche dopo il fallimento della General Avia con un mio amico. Andai a vedere un appassionato di volo, un pilota non indifferente. Andammo a vedere perché pensavamo di poter rilevare tutta la linea di produzione dell'F-22, sì, F-22 se non vado errato, il pinguino,
mi pare che sia F22, era dell'ingegner Frati un progetto. E ricordo andammo a vedere, eravamo lì una decina di aerei, pensavamo di far partecipare a quest'asta, ma non fu poi possibile, una società italo-tedesca. Se non che poi invece mi pare che fu tutto preso dalla ex partenariato, adesso non mi ricordo come si chiama, va bene, di Napoli. E però ecco, l'F-22, che era un aereo molto apprezzato dagli aeroclub, non ebbe Comunque, seguito. diciamo, tutto quello che era stato il background, gli sviluppi che abbiamo visto essere partiti da molto lontano, no? La scuola di pilotaggio, la prima 6 Ambrosini, comunque non è andata persa. E tra altre cose, io stavo osservando appunto queste immagini, come abbiamo detto negli anni 90. Sai, Ambrosini entra nella supply chain di quelli che sono i sistemi della difesa, Della difesa, Sirenia, è giusto. Selex, oggi Finmeccanica, oggi Leonardo. Oggi Ad un Leonardo. certo punto c'è un nuovo asset che entra dentro Sai Ambrosini, vale a dire l'asset della nautica. Come nasce? Dunque, Qual era il io mercato che chiedeva questo nuovo prodotto a Sai Ambrosini? volevo raccontarti una cosa che è veramente storica, quella della SAI. Quando, scusa, mi ricollego un attimo, poi dopo entro nel discorso della nautica. Quando fallì la SAI, io mi ricordo, siccome quando ero presente all'interno dello stabilimento, avevo notato in un capannoncino un motore a reazione che era del. Mi segui? Sì, ho rimesso così, visto che parlavamo di SAI, ho rimesso il logo SAI in modo tale che sia impressive per tutti quelli che ci seguono. No, no, pensavo si fosse bloccata la cosa. Dicevo, c'era questo bellissimo motore che nasceva dalla collaborazione italo-tedesca. Era uno dei primi aerei a reazione, quindi siamo nel periodo bellico. E mi ricordo questo enorme motore, aveva tutti i particolari, tutte le parti meccaniche che lo componevano, c'era la targhetta in bakelite con la scritta in italiano e in tedesco. E mi ricordo che io cercai di comprarlo perché era stato da fallimento, perché era, dico, non è, non, questo non può andare al macero, dico, non è possibile. E era con un importo di 600.000 lire, riversai l'importo, dico, io vengo a prenderlo. Quando andai a prenderlo mi dissero, no, mi dispiace, non glielo possiamo dare, mi ridettero l'assegno e dice, perché questo deve andare nel museo che faremo all'interno della Sai Ambrosini. Questo museo è stato fatto poco. Ha fatto qualcosa il sindaco di allora o subito dopo nel comune di Passignano. Anche a Vigna di Valle c'è un esemplare Sai Ambrosini. Ma lo sai cosa è successo? Che per caso mi è capitato a Modena, presso uno sfasciacarrozze importantissimo, chiamiamolo che dire una società di autodemolizione, non solo, anche di velivoli e compagnia bella, di parlare della SAI con il titolare. Un anziano signore molto più anziano di me, e quale mi disse, dice, ma io quel motore l'ho preso io. Come? Dice, sì, andai alla SAI, tutto quello che era rimasto. Dico, ah, dice, ma praticamente un tanto al chilo, mi disse lui, aveva pagato. Dice, Vabbè, una pensa storia che come. comunque non è finita male, quel motore si è No, salvato e c'è chi l'ha conservato. no. Aspetta, io gli ho fatto, che fine ha fatto? Ah, dice, che fine ha fatto? L'ho venduto al museo a Francoforte, mi hanno dato 30 milioni. Ecco, Ah, se altro. da E 600.000 lire. cosa che mi ha fatto girare veramente le scatole. Lui Immagino, con immagino. cuore, abbiamo perso una Dice, donna. gliel'avrei venduto sicuramente io. Ma torniamo, Maurizio, diciamo, in questo nuovo asset, no, come abbiamo detto, che è quello della nautica. Perché Ecco, Sai c'è anche il mondo Ambrosini, della. come dicevo prima, ad un certo punto sente l'esigenza, sicuramente in base al mercato, di affrontare questo nuovo settore che è quello della nautica, che poi lo porterà a quello che è stata una delle imbarcazioni più importanti, Azzurra. Sì, Ma diciamo che nel settore della nautica la Sai Ambrosini ha fatto imbarcazioni importanti. Qui vediamo il Sai 126 fatto per il genio Pontieri, diciamo, veniva anche definito spintore per la realizzazione di ponti galleggianti, ponti galleggianti. E questo è il Sai 126, c'era il Sai 121. vediamo anche Ti altri dico, prodotti, vediamo aspetta, qui tutta una vedi serie di tutto. scafi. Qui vedi tutta una linea in fase di allestimento, che tra l'altro questa qui presso una di quelle aziende che collaborava con me. Ma ti volevo dire di questo Sai 126, tempo fa sono stato qualche anno fa chiamato dal polo di manutenzione pesante dell'esercito italiano di Piacenza
e io pensavo fosse una cittadella militare, invece è una metropoli militare con tutta questa marea di roba, proprio per cercare di rimettere in linea, volevano dei ricambi per far ripartire qualcuno di questi mezzi, questi 126, per poterlo utilizzare in caso di calamità naturale e compagnia bella. Quindi considerando quanti anni erano passati e ancora Oh, potevano dunque, tornare in questo servizio, quindi un prodotto d'ottima qualità, come lo l'ottima erano gli qualità, aerei. e adesso te ne dico un'altra che è l'ultima, che è bellina. Noi ancora ci mandano, ci richiedono dall'estero, perché poi so che buona parte di questi 626 sono andati a finire all'estero perché sono stati venduti, tipo quelle aste che vengono fatte per il materiale che ormai è, come si dice, obsoleto. E sono stati acquistati, l'ultimo mi hanno scritto, mi hanno telefonato da Genova perché mi chiedevano se avevamo disegni del progetto, è una società di lavori subacquei che Anche è perché vedo da arrivato. queste immagini sia Sai Ambrosini ma anche le ditte che collaboravano con Sai Ambrosini, la linea era anche non soltanto per le applicazioni, come dire, della difesa, ma vedo anche prodotti per, diciamo, il settore civile, anche con una linea moderna, immagino con l'utilizzo anche di materiali innovativi come la vetroresina, il composito e quant'altro. Questi sono tutti in lega leggera. Allora qui si arriva al Silver Ray che poi ti racconto. Quello Allora, lì del Sea torniamo alla slide Scout, precedente. questo qui che vedi, il Sea Scout invece, è da un'idea di Raul Gardini, che voleva una barca appoggio per il Moro di Venezia, perché il primo Moro di Venezia, quello in lega leggera, pochi sanno che è stato fatto a Passignano sul Trasimeno, un maxi yacht per intendersi, ecco. E questo il Sea Scout fu fatto in quell'occasione. Questo qui la messa a punto e tutto è stata fatta presso una di quelle aziende di quell'indotto che avevo Una costituito. domanda, una curiosità che mi hai fatto venire, poi lo Sì. vedremo anche con Azzurra. Come ha fatto un industriale di fama internazionale come Raul Gardini, diciamo, a scoprire, a trovare, a iniziare a collaborare con Sai Ambrosini? Questo dimostra che Sai No. Ambrosini rappresentava il top a quel tempo. Allora, Sai Ambrosini fece Azzurra. Azzurra era un consorzio che partecipava al primo consorzio. La La vediamo prima subito, Azzurra è ecco. stata fatta da Sai Ambrosini, che è qui, e quello sotto è un altro maxi yacht in Longobarda. Comunque, parlando, ma ne sono stati fatti tanti, se uno va a vedere si trovano una marea di imbarcazioni stupende, alcune sono ancora esistenti e funzionanti. Una curiosità, ma quando producevate Azzurra, poi la testavate sul lago Trasimeno, per cui uno è abituato a vederla sempre in mare, quindi vedere Azzurra Sì, sul lago mi no, sembra poi... quasi anacronistico. No, veniva portata sul mare, quindi testata sul mare. Io non ho seguito i lavori di Sai Ambrosini, però mi ricordo che c'erano degli specialisti, perché essendo stata fatta in composito, non in metallo, vennero degli specialisti, mi pare che fossero neozelandesi, adesso mi ricordo vagamente. Che ho conosciuto persone in gamba che lavoravano giorno e notte e affiancati da tecnici della Sai Ambrosini che acquisirono diciamo, quelle conoscenze che poi permisero di mettere su un reparto della divisione nautica in grado di realizzare anche il composito e la lavorazione sottovuoto del carbonio, della lavorazione Veramente, del carbonio. Maurizio, più discutiamo e più veramente si rimane impressionati, perché industriali grandi come Raul Gardini, che sicuramente avevano realtà cantieristiche molto più grandi, se vogliamo, di Sai Ambrosini, ad un certo punto veramente trova a Passignano sul Trasimeno una piccola realtà con una grande storia che No, riesce a fare un grande prodotto che è stato Azzurra, e non soltanto quello come vediamo qui sul Silver Ray, ad esempio. tutti Me ne parli conoscevano un del po' Silver la storia Ray? di Sambrosini, Raul Gardini sicuramente l'avrà conosciuta, ti volevo dire, ecco, Raul Gardini ha fatto il suo personale Moro di Venezia in lega leggera, poi dopo con Montedison invece ha realizzato quello col quale fece la Coppa America. Comunque, passando qui invece vedi il Silver Ray, ecco, tutto questo catamarano che è meraviglioso, una cosa fantastica, di questo ti spendo qualche minuto. Questo catamarano è tutto realizzato secondo tecnica aeronautica. La rivettatura è stata fatta dagli specialisti della Sai Ambrosini secondo la tecnica aeronautica. Questo scafo meraviglioso poteva arrivare a montare due motori da 600 passacavalli Lamborghini e poteva arrivare a fare 80 nodi.
Mi segui? È una cosa veramente fantastica, bellissima. Quanti prototipi ne sono stati realizzati? Sono state realizzate diverse imbarcazioni. So che qualcosa è andato a finire negli Stati Uniti, poi ci fu una mezza storia perché la usavano per fare attività poco seria, diciamo dal Messico o roba del genere. Ma questa è un'altra, non so se è fantasia o Un po' se è di realtà. mitologia, magari, Ecco, nascosta dietro, diciamo, la storia, mi sì, sa. andando alla storia proprio dell'imbarcazione, è un'imbarcazione fantastica. Tenuta di mare fantastico e sotto vedi dopo il fallimento quelli che vedi nella foto di sotto c'è a sinistra uno scafo fatto dalla Sai Ambrosini sempre catamarano da competizione un classe tipo classe 1 abbandonato da uno sfasciacarrozze. Dallo stesso sfasciacarrozze un signore di Napoli ha trovato un Silver Ray, se l'è sistemato. L'ha modificato montandoci, lo vedi a destra, Due motori. due motori fuori bordo. Io ci sono montato, siamo andati insieme a Ischia con questo signore, personaggio, è venuto anche a trovarmi, è un personaggio simpatico, un professionista di Napoli, l'ha rimesso tutto a posto. C'è anche, ho conosciuto con l'occasione, anche un'avvocatessa sempre di Napoli, che anche lei è un Silver Ray che ha fatto restaurare. La foto in Trovato basso lo sfascia invece cosa carrozza, c'è? capito? Sì, Abbandonato il fallimento, insomma, tutto qua. E questo è un progetto dell'ingegner Bertorello di Napoli, che appunto fu un progettista napoletano che lavorava per la Sai Ambrosini. Quello sotto invece è una foto per gentile concessione della Marina Militare Italiana. È il Malippo che è in dotazione, ora non credo che sia operativo, è in dotazione del Piano Nazionale di Ricerca Antartica e al Polo Sud, nella nostra base al Polo Sud. Mi sono sentito in diverse occasioni con la PNRA perché cercavano dei pezzi di ricambio che però non siamo riusciti a trovare. Non sono Veramente una storia a 360 gradi, consentimi di dire. Guarda, io adesso purtroppo il tempo è tiranno e corre via veloce. Potremmo stare a parlare qui veramente per ore, perché veramente ci sarebbe tantissimo da dire. Basta pensare al volume che era stato, se non sbaglio, diciamo, scritto da una persona che fa parte dell'Associazione Armaeronautica di San Luigi Gregory Brogli, Aleggi. il professor Gregori Aleggi, dove lì troverete tantissime cose, fotografie della storia della SAI Ambrosini. Ma a un certo punto vorrei capire, tu mi dicevi nel 92 SAI Ambrosini, una storia che finisce, no? E il marchio storico, abbiamo visto ieri. Abbandonato, lasciato a se stesso, una cosa che faceva piangere il cuore. Ad un Tanto certo che nel punto 2003 io seguivo Maurizio sempre ogni tanto. Giannotti interviene Ecco, e rilancia il marchio SAI Ambrosini. registro il marchio Sai Questa Ambrosini. attività. Registro il marchio Sai Ambrosini. La registrazione riguarda diverse classi, una di queste è la classe 14. E prendendo spunto dall'attività originaria dell'ingegnere Ambrosini, che nei primi del Novecento forniva strumentazione ai primi aerei dell'inizio del secolo. Abbiamo pensato di realizzare degli orologi. È un settore non facile, te lo puoi ben immaginare, ma orologi di qualità, perché. E così è Se non stato. sbaglio, i piloti dell'Eurofighter, diciamo, non so Sì, se in servizio oppure diciamo diciamo, fuori dal servizio, hanno una dotazione di orologi no, fuori dal dedicati Sai servizio. Ambrosini. Sì, no, sono fuori dal servizio, cioè non è che veniva, è l'associazione. Dei piloti, ma non soltanto quelli dell'EFA, ho riportato quello dell'EFA, del quarto stormo, nono gruppo del quarto stormo caccia di Grosseto, che hanno voluto, quelli dei piloti dell'associazione hanno voluto questo orologio e è stato fatto in discreto numero, ma poi ci sono stati tanti altri, diciamo, associazioni di gruppi aeronautici, anche il comando squadra aerea. Insomma, Quindi c'è diciamo che è stato stato. il marchio SAI Ambrosini dopo
Il 1992, diciamo, ci sono Nel stati 10 2003. anni in cui la storia si è interrotta ed è ripresa, Nel diciamo, con un 2003. prodotto di transizione, chiamiamolo così, un po' lontano dalla storia di Sei Ambrosini, ma che comunque ha avuto ancora un rapporto costante con la difesa. Vedo l'Eurofighter, il canard davanti dell'Eurofighter ricorda l'SS-4 che abbiamo visto prima. Sì. Quindi questo. E adesso. Ecco, adesso vorrei tornare un pochettino, ma avevi detto che tu volevi Sì, fare un è pochettino una stata sorta di fatta breve anche. descrizione di quello che sarà il futuro di Sai Ambrosini, il cui scopo è quello di rientrare prepotentemente in quel settore aeronautico, nautico, della difesa dei droni e delle varie applicazioni che erano la caratteristica iniziale di Sai Ambrosini e che voi vorreste riportare ad oggi, ritornando fortemente nel settore aeronautico. Ecco, ci descrivi un pochettino quali sono i vostri progetti, Diciamo che le idee? nel 2003 ti ho detto quello che è stato fatto con il discorso degli orologi, delle due ditte dei miei figli, piccole ditte, se abbiamo ben inteso. Non si trovano in commercio gli orologi, perché è impossibile, è un investimento in questo momento sarebbe troppo grosso. Comunque nel 2010 invece abbiamo costituito la Sai Ambrosini SRL impegnata in quelle che sono, diciamo, le soluzioni innovative di tipo cielo, mare, terra, come dico qui, per la sicurezza e la difesa sia in ambito civile che militare. Quindi droni, poi scusa se scorro un attimino, siamo andati nel settore, questo è il Dell'uomo, settore aereo, poi poi andando chiamato avanti nel settore l'underground. nautico, qui abbiamo sempre dei mezzi, degli unmanned, come questo Zephyrus, un barchino di superficie, e sempre andando avanti abbiamo, ecco questo qui, un catamarano che prende spunto proprio dal Silver Ray, diciamo, perché il Silver Ray dimostrò di essere una piattaforma estremamente stabile. E quindi abbiamo pensato su questo abbiamo lavorato, abbiamo il progetto praticamente finito. Di un catamarano veloce per tutta una serie, una piattaforma multimissione per tutta una serie di applicazioni. Quindi diciamo quella storia che si era interrotta, E se l'era voi interrotta, piano piano state cercando di ha ripreso. rilanciare una domanda, ma in un contesto estremamente complesso e competitivo, anche con dei partner o dei competitor, se volete, dipende dai casi, del settore dell'aerospazio e della difesa, sia nazionali che internazionali. Sai Ambrosini con questi progetti che, come tu ci hai illustrato, sostanzialmente, ecco, ne vediamo anche applicazioni ground, quindi cielo, terra, Mare, terra, acqua, questi no? Su sono tutti tutti. gli ambienti, Sai Ambrosini sta cercando di ricollocarsi attraverso Sì, delle se applicazioni. vai avanti, c'è l'altra slide che forse, scusa, ecco questa. Quello che vedi in alto, la fotografia, è un diorama proprio della SAI. Si vede una torre di controllo mobile per il controllo del traffico aereo. Ecco, tieni conto, era una cosa su cui io quando seguivo la SAI, ma non fu mai realizzata. Successivamente, la SAI non esisteva più. Una delle cose che siamo riusciti a fare è stata questa esperienza, diciamo dopo gli anni 90, fu trasferita la prima torre di controllo mobile per il controllo del traffico aereo. Che se non sbaglio è una torre telescopica che è possibile, diciamo, Dunque, portare a terra e poi rialzare. quella che fu acquisita poi, questa realizzazione fu fatta per la Vitrocised, per la CISET all'epoca si chiamava, poi diventata Vitrocised, fu fatta per l'ENAV. L'ENAV che l'ha utilizzata fino recentemente anche per gestire il traffico di soccorso per il terremoto nel centro Italia, 3 anni fa quando è stato. 4 anni fa, la stessa torre so che è stata utilizzata, mi hanno mandato le fotografie perché quando la spostano mi tengono al corrente e mi dicono: oh, funziona ancora, tutto perfetto. Quindi se vogliamo, cioè, anche se la SAI all'epoca ha chiuso, anche se c'è stata diciamo, una transizione, in fondo un prodotto SAI Ambrosini è sempre stato operativo a partire dagli inizi con i primi aerei. Certo, per il semplice motivo che chi ha realizzato queste cose sono tutte quelle aziende, o soprattutto un'azienda, tutti specialisti che facevano parte del gruppo di supporto della SAI Ambrosini. Quindi quell'esperienza, quel know-how
è servito per oggi offrire tutta una serie Diciamo, è di... come se ci fossero stati tanti pianeti che orbitavano intorno al mondo Sai Ambrosini, che poi nel momento in cui Sai Ambrosini è finita, ha Si è chiuso, sacrata, diciamo, quelle purtroppo. tecnologie comunque hanno continuato a vivere e sono presenti. Ma Sono... una domanda che volevo farti, perché sicuramente oggi l'internazionalizzazione, la globalizzazione, anche i costi che si associano a dei progetti che tu ci hai fatto vedere, e torno indietro con le slide brevemente, proprio per darti una carrellata, ecco, progetti così complessi, con competitor e partner altrettanto grandi, forse molto più grandi, certamente, per Leonardo, Boeing, Airbus e quant'altro. Sai Ambrosini oggi, a tuo avviso, diventa un partner, un competitor, diventa, diciamo, l'ideatore, lo sviluppatore di nuove idee da poi Potrebbe essere, trasferire ai grandi dell'aerospazio e difesa? È certo, questa la tua visione? potrebbe essere l'ideatore e quindi anche un partner, un piccolo partner che però ha il suo peso. Ti posso dire una cosa, da quell'esperienza a torre di controllo mobile che poi non fu fatta se non quella, noi siamo arrivati a sviluppare una torre di controllo mobile aerotrasportabile. Imbarcabile, è sempre stata fatta per conto della Vitrosciset, la utilizza per le attività di soccorso in Indonesia, l'aeronautica indonesiana, quando si verificano terremoti, maremoti e compagnia bella, perché crea delle piste per controllare, diciamo, il traffico di soccorso. Ma quello che è ancora noi siamo in grado, potremmo e speriamo presto di poterci dedicare come si deve. E anche, per esempio, in campo sempre aeronautico, è quello delle torri remote. Cioè, oggi si va, si sta automatizzando tutto, ci sono i droni e quindi bisogna Vediamo qualcosa per controllare il slide. traffico da remoto. Controllare il Vedo. traffico da remoto sono torri remote che potrebbero essere fisse e immobili. Già esistono, ci sono degli aeroporti che le utilizzano normalmente, molto. Sicuramente in Italia credo che si debba ancora fare qualche cosa. C'è una concezione proprio da sistemista completo, no? Quindi c'è la componente aerea, la componente underground, la componente marittima, terrestre e così via. Quindi diciamo, avete, al fine, questo in fondo per noi era una lunga chiacchierata che voleva descrivere la storia di Sai Ambrosini, e ovviamente ne approfittiamo anche per capire qual è il futuro di Sai Ambrosini. Quindi vedo che avete una visione a 360 gradi, quasi da integratore di sistema su tutti gli ambienti possibili, che Ci vada proviamo, ci diamo aereo, da fare terra. perché sia così. Sì, allora la Sai Ambrosini SRL si sta ristrutturando proprio per affrontare nuove e complesse richieste, essere all'altezza. E per un mercato che non è assolutamente semplice, ti puoi immaginare come è diventato Sì. esigente in Ma questo sicuramente, momento. guarda, indipendentemente dai vostri interessi industriali, che ovviamente fanno parte del gioco del mondo dell'industria, è un piacere sicuramente sentire che un marchio che noi abbiamo visto ha una grandissima storia, sta sopravvivendo e speriamo possa rilanciarsi, naturalmente. Quello che stiamo cercando proprio di fare. Stessa cosa nel piccolo. Presto dovremo essere pronti con un sito per quanto riguarda la Sai Ambrosini SRL, dove ci sarà proprio una parte storica che ricorderà la Sai di un tempo, dove se riusciamo, porteremo tutta una serie di informazioni inedite, perché ci sono dei progetti, come detto, progetti... Al limite della, no, classificati, parliamo, perché però ora hanno superato il periodo che sono cose straordinarie. Di uno nel settore nautico è famoso quello del progetto che per la SAI fece Arrauer e che è conosciuto con il nome di Nessie, che Ci stai praticamente. dicendo in pratica che la storia di Sai Ambrosini, quella del passato, è ancora tanto e forse tutta da raccontare, Sì, sicuramente. e ci sono tante altre cose. Comunque, Guarda, il tempo, sicuramente. sì, dimmi, scusami. No, questo, ci sono tante altre cose che è bello, credo che possa esserci l'occasione di raccontarle, Certamente. senza creare
sconvolgimenti di nessuna natura, ma diciamo Assolutamente. nel senso. Guarda, il tempo come al solito è tiranno e veramente abbiamo i secondi contati perché sta finendo il tempo che abbiamo a disposizione. Io veramente ti volevo ringraziare perché anche con la precedente puntata abbiamo visto una storia lunghissima, una storia affascinante che diventa affascinante come ogni volta parliamo del progetto San Marco, come ogni volta parliamo di tutte quelle realtà industriali dell'aerospazio, della difesa, ma non solo, che hanno fatto la storia d'Italia, l'hanno fatta grande, ci conoscono nel mondo. Io ho sempre davanti a me l'immagine dell'SS3, l'SS4, partendo appunto dall'SS2 e vedo un aereo fatto veramente con una concezione che ancora oggi, con tutti ovviamente gli adeguamenti tecnologici, scientifici, ingegneristici del caso, ma che già all'epoca era in grembo nella mente dei progettisti e che oggi magari chiamo Eurofighter e che domani chiamerò caccia di sesta, settima generazione. Quindi sicuramente la storia della SAI Ambrosini, e questo mi sono permesso di chiudere la presentazione scrivendo SAI Ambrosini e la storia continua. La storia continua. Incrociamo le dita perché i tempi sono quelli che sono. Comunque, l'impegno c'è tutto da parte di persone che hanno entusiasmo, come Guarda, io te, molto entusiasmo. desidero esprimere tutto il ringraziamento da parte No, della sezione Roma 2 Luigi Broglio, di cui tu sei un costante collaboratore e supporti l'associazione anche in tutte le nostre iniziative, anche attraverso delle sponsorizzazioni, che di nuovo ti ringraziamo. Ma veramente quello che si può fare. ti ringrazio. Veramente con queste due puntate dedicate alla SAI Ambrosini, così in questo format che noi abbiamo chiamato Conversazioni della Luigi Broglio, ci hai fatto veramente ripercorrere 100 anni di storia. E veramente ti dobbiamo dire grazie, Maurizio. Grazie a voi, per Dopo carità. la presentazione, almeno così possiamo anche vederci e quelli che ci vedranno, diciamo, potranno veramente anche vedere il volto di uno dei personaggi che ha fatto veramente una parte importante della storia della SAI Ambrosini e che ha a cuore quel marchio e vuole portarlo ancora avanti nel tempo. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio Maurizio e veramente Grazie a a voi, presto. grazie.